È stato trovato morto il marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni, uccisa ieri a Terzigno davanti alla scuola elementare frequentata dalla figlia. Il cadavere di Pasquale Vitiello era in via vicinale Mauro Vecchio, in un rudere circondato dalla vegetazione a poca distanza dal luogo dell'omicidio. L'uomo ha prima sparato alla moglie all'ingresso di scuola, per poi allontanarsi in sella ad uno scooter. Poi si è suicidato con la stessa arma usata contro Immacolata. Pioveva e Imma si era infilata frettolosamente in macchina dove l'attendeva un'altra donna, quando è stata avvicinata dal marito che l'ha intimato di scendere per parlare. Lei si rifiuta, non fa in tempo a capire cosa sta succedendo che con un colpo di pistola dritto in fronte la uccide. Un solo proiettile da un revolver di piccolo calibro, il tutto davanti a diverse testimoni, mamme terrorizzate che come Imma avevano portato i loro figli a scuola. Le ricerche di Vitiello sono andate avanti durante tutta la giornata e la notte di ieri. Stamani il ritrovamento. I carabinieri avevano sequestrato anche alcune lettere in cui Vitiello parlava di farsi giustizia da sé. La coppia era in via di separazione. Nei giorni scorsi i due avevano avuto l'ennesima lite, a cui era seguita anche un forte diverbio tra Immacolata e la suocera, con querela e controquerela sporte presso la locale stazione di carabinieri, con il conseguente trasloco a casa del padre della donna. Intanto toccherà agli investigatori fare luce sul motivo di questo omicidio-suicidio e solo nei prossimi giorni, dopo gli esami autoptici sulle due vittime, le salme potranno essere consegnate alle rispettive famiglie.